Visto che tra il 19 e il 20 settembre è andato a fuoco un'area di dimensioni importanti intorno al deposito nell'impianto di compostaggio della SNUA di Aviano, considerato che quest'ultimo rappresenta il quarto episodio di questa natura occorso nello stesso impianto e tra l'altro anche nello stesso luogo, dove i roghi dopo i roghi del 12 ottobre 2019, quindi quasi un anno fa, del 1 agosto 2015, del 16 dicembre 2014, tra l'altro tutti questi incendi sono avvenuti sempre nel fine settimana, tra sabato, nelle notti di sabato e domenica. Tutti a causa di una pericolosa combustione di rifiuti a cielo aperto. Visto che le Ciao centraline Paolo. dell'ARPA Friuli Venezia Giulia Ciao. hanno Va rilevato bene, una tutto bene? variazione dei parametri di qualità dell'aria pari a 4 volte quelli normalmente riscontrati, ha preso che i sindaci di Aviano, Rovere d'Impiano e San Quirino hanno emanato ordinanze contenenti misure precauzionali, tra cui quelle di tenere porte e finestre chiuse e non far giocare i bambini all'aperto. Considerato che ARPA FVG ha attivato una collaborazione con ARPA Veneto per effettuare l'analisi delle diossine mediante un campionatore ad alto volume, visto che la capacità di smaltimento e trattamento dei rifiuti è sovradimensionata rispetto alle esigenze della nostra regione, e visto altresì che una variabile della probabilità del verificarsi di un incendio è l'aumento della quantità di rifiuti accumulati, quindi più si accumulano rifiuti, più è alta la probabilità di combustione. Tenuto conto che la SNUA SRL vede fra gli altri la partecipazione di Bioman SPA per la quota del 54% e che Friulia è entrata a far parte della Bioman stessa, quindi Regione Friuli Venezia Giulia attraverso una sua partecipata finanziaria Friulia è entrata nel capitale di Bioman, che a sua volta detiene una partecipazione di SNUA. Quindi, rispetto agli incendi degli anni precedenti, in questo incendio Regione Friuli Venezia Giulia ha una responsabilità diretta come proprietaria dell'impianto. Ritenuto opportuno ottenere maggiori garanzie per la salute dei nostri cittadini e per l'ambiente, si chiede all'assessore competente quali siano state le azioni intraprese dopo l'incendio del 2019, di quasi un anno fa, e quali quelle che si intendono porre in essere per evitare il ripetersi ulteriore di tali accadimenti nei vari impianti della nostra regione. Grazie, Grazie. consigliere Capozzella. Prego, assessore Scocimarro. Come noto, i rifiuti speciali possono circolare liberamente in tutta Italia, per cui è difficile limitare la capacità degli impianti che li trattano. Questi impianti hanno però normalmente un'autorizzazione integrata ambientale, quindi sono oggetto di visite ispettive programmate e costanti, proprio per verificare attentamente lo stato degli impianti. Nell'incidente del 2019 ha preso fuoco un macchinario per un cortocircuito, mentre nel caso di 10 giorni fa non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Comunque, dai dati del 2019, questo impianto lavorava ad un terzo della potenzialità consentita. L'assessorato si è subito attivato con la proprietà e già lunedì 21 settembre, quindi primo giorno lavorativo utile, c'è stata una prima riunione con la stessa, proprio per iniziare un percorso tendente a migliorare la sicurezza di questo impianto. In questi giorni ci saranno dei tavoli tecnici in questo senso. Nella nota nel merito, parlando delle centraline dell'ARPA che hanno rilevato la variazione, non sono state le centraline, ma le contaparticelle, strumenti portatili ottici che misurano le ricadute del particolato, le polveri, in maniera speditiva. Questi hanno rilevato in un solo punto, quello nella rotonda vicino alla base italiana che ospita i due stormi degli Stati Uniti, dell'aviazione degli Stati Uniti, un valore superiore di 4 volte lo standard, pari a 1000, ritenuto da ARPA, dopo alcune verifiche, come valore di riferimento. Quindi non Se un l'abbiamo finito, poi c'è limite il di legge, funzionario ma che un ci va. limite stabilito dai nostri tecnici. Poi, riguardo la collaborazione con ARPA Veneto, non esiste un contratto di collaborazione,
tramite il proprio servizio di emergenze, ha attivato il caso il servizio di emergenza del Veneto per il campionamento e incendio in corso delle diossine. Quindi una collaborazione normale fra due ARPA contigue. Noi lo facciamo nel caso del mare, pare strano, ma siamo noi che forniamo le navi all'ex Serenissima e quindi abbiamo noi che forniamo le barche, scusate, non le navi, per il controllo appunto del mare. E parliamo delle barche, quelle più importanti, quelle più grandi. Si chiede all'assessore anche per le azioni intraprese, l'ho spiegato, l'ARPA è intervenuta subito a supporto dei NOE per le attività di indagine attivate appunto dall'autorità giudiziaria. Quindi incidenti come quello dello scorso fine settimana, anche in considerazione di quello di appena 11 mesi fa, come citato il consigliere, non saranno più tollerabili, l'ho detto e lo ripeto. Con i massimi vertici dell'ambiente e dell'ARPA abbiamo ascoltato la prima relazione informale, l'ho chiesto alla proprietà, ha parlato il presidente, signor Piovesan, il quale ha parlato di un'autocombustione di rifiuti, a detta del Piovesan, che ha innescato l'incendio, divampato poi troppo velocemente per essere controllato. Si è quindi impegnato, la proprietà, Piovesan, per nuovi investimenti tecnologici di prevenzione e controllo. Per le vie brevi mi è stato detto che sono dei termoscanner che andranno a verificare laddove ci saranno aumenti di temperatura nelle immondizie. Adesso aspettiamo una relazione più puntuale, oltre a quella telefonica, che ovviamente per le vie brevi, in attesa delle indagini delle autorità competenti e delle soluzioni volte a prevenire questi gravi episodi, e poi i direttori valuteranno nuove prescrizioni da integrare nelle autorizzazioni rilasciate. Dopo una prima ricognizione, fortunatamente, non sono state riscontrate criticità nel sistema rifiuti legate ai conferimenti, ora sospesi per un solo capannone, alla SNUA da parte dei gestori che operano sul territorio regionale. Aggiungo che è stato fatto un buon lavoro da tutti, parliamo di regione, parliamo di autorità competenti e di ARPA, che già dal pomeriggio del sabato e alla sera eravamo in costante e continuo contatto. La domenica mattina mi sono automunito con la mia macchina, sono andato in prefettura e alle 10 avevamo la riunione tra noi, protezione civile, il vicepresidente, il viceprefetto, perché il prefetto mi sembra sia vacante, e tutte le autorità del caso. E abbiamo concordato quali erano le misure da prendere, ai sindaci è stato consigliato delle misure che potevano sembrare eccessive, ma non la prudenza non è mai troppa, si sono rivelate eccessive perché non serviva bloccare la gente e i bambini che non vadano nei campi d'erba, perché infatti l'analisi era inutile se non nell'area circoscritta dell'incendio. Quindi tutto è stato fatto nel massimo controllo, di più era impossibile fare. Per il futuro, ripeto, anche a me fa strano, però è dato anche fastidio che fosse fra il sabato e la domenica, il giorno della settimana era meglio, però è un caso che è successo questo. Non penso che c'è una volontà di fare di causare questi incidenti durante il weekend, no? Quindi io non credo appunto alla cabala, anche se, come diceva Edoardo De Filippo, credere alla Iella da stolti, non crederci porta sfiga. Comunque. Bene, grazie assessore. Grazie consigliere Capozzella. Allora, grazie presidente. Sherlock Holmes diceva: tre indizi fanno una prova, qui ce ne sono cinque, relativamente al fine settimana. Non credo che si tratti di sfortuna. E l'unica cosa che mi porto a casa dalla sua risposta è, cito, questi fatti non saranno più tollerabili, e grazie, anche perché siamo proprietari di quell'impianto attraverso la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia. Un'altra cosa che vorrei dire, a inciso, è che dopo l'incendio dell'ottobre di un anno fa, sono andato a visitare l'impianto dove c'era stato l'incendio. Di conseguenza sono andato anche a farmi il giro dell'immondizia dell'ex provincia di Pordenone. Ho parlato a lungo con Piovesan, anche da lei citato, quindi il responsabile dell'impianto della SNUA, il quale molto candidamente ha detto che il CSS prodotto in quell'impianto, il combustibile solido prodotto da quell'impianto,
e che viene bruciato nel cementificio Buzzi Unichem di Fanna, Fanna non riesce più, diciamo, a conferire l'immondizia, il CSS che proviene da SNUA. Quindi in realtà io credo che il problema sia molto più grave, molto più profondo, credo che riguardi un piano regionale dei rifiuti e credo che tutta questa faccenda non possa essere liquidata con la cabala a cui faceva riferimento lei. Grazie, Assessore. Grazie.